Benissimo, siamo oggi in compagnia di Giuliano Pettinella, tocco da Casauria, un posto bellissimo, qua ci sono le tue vigne. Tu hai iniziato un po' più di una decina di anni fa a fare solo un vino che era un Sì. rosato, è diventato anche molto, molto conosciuto. Hai le vigne anche a Sivi e qua forse il cuore storico Sì, dell'azienda. sì. Ci vuoi raccontare un po' questo percorso? Ma sai, ho iniziato, come vi accennavo, ai tempi del liceo come una passione, no? Da coltivare per bere un bicchiere con gli amici e quindi fare un vino proprio. E poi questa passione si è consolidata sempre di più negli anni e all'inizio ho affiancato mio zio che curava un piccolo vigneto che apparteneva alla famiglia e poi piano piano abbiamo impiantato questo vigneto più grande e ho iniziato nel 2010 a produrre la prima annata, diciamo, di Tauma, che è stato commercializzato appunto come Tauma, un cerasuolo d'Abruzzo però senza denominazione di origine controllata, quindi è stato commercializzato come ex vino da tavola, insomma. E piano piano mi sono sempre più appassionato e insomma è diventata un qualcosa di più di un semplice hobby, ecco, questo sicuramente sì. Quindi adesso stai creando qua Sì, una cantina piano adesso piano. abbiamo, diciamo, riorganizzato la vecchia cantina in pietra, l'abbiamo ripulita un pochino, in realtà solo ripulita le tante ragnatele che c'erano, e poi abbiamo ristrutturato un locale vicino che non è sotterraneo e quindi ci consente di arrivare con l'uva direttamente e poterla lavorare, quindi di rasparla, pigiarla e poi far confluire i mosti nella cantina vecchia per la fermentazione e l'affinamento. E quali sono per te un po' le caratteristiche che dovrebbe avere un cerasuolo d'Abruzzo vero e Ma sai, il proprio? Montepulciano è un'uva molto ricca, no? E quindi comunque dà dei rosati che hanno una certa struttura, quindi sono molto versatili come tutti i rosati, però forse il cerasuolo d'Abruzzo riesce a trovare abbinamenti anche con piatti di una certa complessità e quindi pur sempre mantenendo, diciamo, i caratteri del rosato, che sono quelli anche della freschezza, se vuoi. Quindi questo è molto importante, però è un rosato che ha struttura, sicuramente, insomma. Struttura e Sì, profondità. sì. E le vigne, le tue a Sivi rispetto a quelle qua, quali sono un po' le Sì, a Sivi c'è differenze? un piccolo vigneto a cordone speronato, allevato a cordone speronato, e viceversa queste sono l'alberello, sebbene siano comunque la parte, diciamo, verde. Sempre diciamo confluisce nei doppi fili come nei vigneti a spalliera, quindi le branche vengono sviluppate lateralmente lungo la lunghezza del filare. E questo è stato un po' il tentativo di ritornare alla modalità di allevamento che si utilizzava qui tanti anni fa, perché il tendone, la pergola, diciamo, abruzzese si è molto diffusa negli anni 40 e 50, però prima era molto diffuso, diciamo, il vigneto basso d'alberello, anche qui in Abruzzo, anche qui in Abruzzo. Non perché l'alberello sia, non ne faccio un discorso, diciamo, di priorità qualitativa, in Abruzzo si fanno dei vini straordinari, con uve che provengono dalla pergola abruzzese, però il mio è stato un tentativo per voler ritornare un po', a qualcosa che si faceva nel passato, insomma, ecco. Però, insomma, ci stanno uve straordinarie che vengono fatte con pergola e quindi Quindi ormai sei a 2 ettari e mezzo, circa giusto? due ettari e Due ettari. qualcosa, E sì. hai aggiunto anche il Montepulciano d'Abruzzo da alcuni anni. Sì, ho anche aggiunto il Montepulciano, sì. E con Altri. l'uva solo di, mentre il cerasuolo utilizzo anche, diciamo, il cordone speronato di Silvi, invece il Montepulciano solo l'uva di Tocco da Casauria. Racconta anche l'idea di Tauma, no? Che mi hai raccontato a Sì, me delle certo. gemelle. Poi, ecco, essendo il primo imbottigliamento coinciso con la nascita delle mie figlie che sono gemelle, allora con mia moglie abbiamo deciso un po' di dedicare questa prima annata a loro e quindi abbiamo fatto una ricerca e abbiamo visto che Tauma in aramaico significa gemello e quindi abbiamo chiamato. E poi questo è legato anche alle vigne originarie con cui veniva fatto il vino, che avevano seppur un sesto di impianto diverso, perché una era una pergola che adesso non c'è più, l'altra è il cordone speronato, però stranamente avevano lo stesso numero di viti, insomma, è stato un caso, abbiamo rivisto le bolle
con cui insomma vi accompagnavano la consegna di queste barbatelle. Il vigneto era molto vecchio e quindi abbiamo visto che erano in tutti e due i casi lo stesso numero di viti, quindi anche le vigne gemelle, quindi abbiamo deciso di... E all'epoca mi ricordo già che mi raccontavi quando hai iniziato a produrre anche il rosso, che volevi dar risalto al Montepulciano, no? Quindi anche in etichetta non avevi dato un nome ben definito, ma volevi semplicemente Montepulciano. No, essendo il Cerasuolo, appunto, essendo nato come Tauma, nel Montepulciano c'è stata la voglia di commercializzarlo, proprio di chiamarlo con in qualche modo il nome della denominazione, quindi di identificarlo anche da un punto di vista territoriale, ecco questo. Ok.